sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Buon pomeriggio amici telespettatori di Calcio Napoli 24 TV. Come vedete alle mie spalle oggi le origini di parte questa nuova rubrica che ogni giorno vi accompagnerà dalle 16 alle 16.30 per ripercorrere tutte quelle che sono le curiosità, le statistiche e i retroscena dei nuovi volti e dei vecchi volti del Calcio Napoli. Ogni giorno, come detto, vi accompagneremo per questa mezz'ora per conoscere quelli che sono i nuovi acquisti del Napoli. Oggi la prima puntata delle origini di è dedicata a Roberto Inglese, attaccante del Napoli, giunto dopo due stagioni al Chievo Verona, che inizialmente aveva fatto storcere un pochino il naso a determinati tifosi azzurri, salvo poi essere confermato immediatamente dall'allenatore Carlo Ancelotti, che lo vuole per le sue capacità di sostegno all'attacco, per le sue capacità anche di leadership in attacco, di sacrificarsi per i compagni, per i giocatori e di mandare in gol i compagni di reparto. Un giocatore pagato 12 milioni dal Napoli la scorsa estate, rimasto a Chievo per un anno, salvo poi tornare qui all'ombra del Vesuvio, sfiorando solamente la maglia azzurra nel mercato di riparazione. Ripetiamo, Roberto Inglese dunque un attaccante nato a Lucera nel 1991, quindi neanche più giovanissimo anagraficamente, ma che ha saputo ritagliarsi tramite la gavetta, tramite il sudore, tramite la voglia di imporsi i grandi palcoscenici. Come detto, un attaccante Roberto Inglese che solamente negli ultimi anni, con l'avvento in Serie A, ha saputo dimostrare il suo valore in termini di gol. Prego il nostro regista Davide Sol, per esempio, di inquadrare immediatamente il nostro touch, perché molti dicono Roberto Inglese un giocatore che probabilmente non è da Napoli, però come detto dallo stesso Inglese, Ancelotti per esempio ci ha chiesto due cose sin dal primo giorno sotto l'aspetto del gioco: sto imparando nuovi concetti. Questo che vuol dire? Che Roberto Inglese, nonostante i rumors, si è subito calato in quella che è la realtà partenopea. Dopo la prima amichevole con il Gozzano, dove non è andato in gol il centravanti classe 91, ha però dimostrato tenacia in attacco, sostegno ai compagni di reparto, come vediamo, come possiamo leggere dalle stesse dichiarazioni di Inglese. Dopo l'amichevole col Gozzano
C'è uno splendido pubblico che ti segue numeroso anche qui in ritiro e ti fa sentire il proprio calore giorno dopo giorno. Questa potrebbe essere una difficoltà per lo stesso inglese abituato in una piazza, diciamo, un po' più piccola come quella di Chievo Verona. Gli verrà chiesto di confrontarsi con un palcoscenico importante, magari anche con la Champions League. Tornando al nostro taccio e proseguendo quelle che sono le dichiarazioni di Roberto Inglese, possiamo vedere: in mezzo al campo sto imparando nuovi concetti e nuovi schemi, giocando palla a terra. Non è semplice, però ci proviamo. Queste le prime indiscrezioni, le prime considerazioni dell'attaccante dopo l'amichevole con il Gozzano. Ancelotti ci chiede di giocare palla a terra e soprattutto di andare a recuperare palla velocemente quando siamo in fase di non possesso, andando subito a pressare. Queste quindi le prime considerazioni di Roberto Inglese, diventato appunto neo attaccante del Napoli, in questo momento il vero e proprio centravanti degli azzurri, perché sappiamo che mancano all'appello Milik e Mertens, che sono stati impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale di Russia 2018. Quindi in questo momento gli schemi di Ancelotti per quanto concerne il centravanti sono affidati a Roberto Inglese. Abbiamo visto un Inglese sicuramente già voglioso contro il Gozzano, ottimi movimenti soprattutto spalle alla porta, cercando di far salire, di dare aria alla manovra azzurra. E Roberto Inglese, per le sue caratteristiche, ha subito fatto breccia nei cuori dei tifosi partenopei, perché come possiamo vedere oggi dai nostri inviati Russo Guardasole, Novellino, Pantaleo e Guadagno, questa mattina c'era una ressa inevitabile per Roberto Inglese. Tanti i tifosi che però si sono lamentati, in molti perché non hanno ricevuto l'autografo dell'attaccante. Quindi diciamo che Roberto Inglese sta pian piano diventando una sorta di, non diciamo ancora di idolo per i tifosi partenopei, però la sua voglia, la sua semplicità, il suo carisma silenzioso quasi da bomber di scorta hanno fatto breccia. Possiamo vedere anche qui appunto le immagini di questa mattina, quando Roberto Inglese è stato praticamente assediato dai tifosi azzurri per firmare autografi, per fare dei saluti. Quello che però non si conosce di Roberto Inglese è la sua storia, e proprio per questo da oggi iniziamo con questa rubrica Le origini di, come potete ben capire, ovvero cercando di capire quelle che sono stata, che è stata la crescita, la gavetta dell'attaccante nato a Lucera ma formatosi nel Vasto. Lui esordisce nel PGS Vigor Don Bosco, che è praticamente una squadra dilettantistica di Vasto, salvo poi trasferirsi proprio alla Virtus Vasto. Di lì viene immediatamente notato dal Pescara, sempre attento a monitorare i giovani talenti nella penisola italiana, il Pescara che lo prende in prestito dal Chievo, perché il Chievo, la prima squadra che si fionda su Roberto Inglese, lo acquista. Neanche il tempo di fare una valigia per trasferirsi a Verona che Roberto Inglese viene immediatamente ceduto in prestito al Pescara. Lì a Pescara trova ad allenarlo Eusebio Di Francesco, ovvero l'attuale allenatore della Roma, che inizia a dargli spazio. Esordisce il primo anno in Serie C con un gol all'esordio appunto contro il Ravenna, e il Chievo comincia a puntarci un pochino di più su di lui. Si parla inizialmente di riportarlo a Verona, magari fargli fare una gavetta e fargli fare un primo anno di Serie A alle spalle di Sergio Pellissier, ma su di lui si insinua il Lumezzane, che è la prima squadra che dà con costanza fiducia a Roberto Inglese, e viene preso appunto in prestito addirittura triennale dal Lumezzane Roberto Inglese, dove inizia a farsi le ossa sui campi di Serie C. Sappiamo che la Serie C è complicata proprio per la garra che c'è su questi campi, molto particolari, molto difficili, ma Roberto Inglese non si tira indietro. Con la sua umiltà, che è la caratteristica che lo contraddistingue in quella che è stata questa prima parte della sua carriera calcistica, aspetta di ritagliarsi il suo spazio. A Lumezzane lo allena Davide Nicola, l'ex allenatore del Crotone, che poco a poco inizia a intravedere le qualità, le caratteristiche di Roberto Inglese, un attaccante silenzioso che però ogni volta che viene chiamato in causa riesce a dare quel pizzico di contributo all'attacco del Lumezzane. Inizialmente Roberto Inglese non viene schierato da centravanti, ma viene schierato da seconda punta alle spalle appunto della prima punta di ruolo. Nonostante questo, nel triennio lombardo
Roberto Inglese riesce a siglare addirittura 21 gol in 74 partite. Nella squadra del Lumezzane riesce a crescere anche grazie all'esperienza di giocatori come Pisacane e anche Galabinov, che poi verrà ritrovato dallo stesso Davide Nicola ai tempi del Crotone. Nel 2011 e nel 2012 invece lui esordisce con una tripletta in Coppa Italia. È lì che praticamente esplode Roberto Inglese sul palcoscenico della Lega Pro, una tripletta ai danni della Pro Patria. Il Lumezzane verrà poi eliminato nel turno successivo dal Torino, ma questa tripletta gli vale i gradi di titolare nel Lumezzane. In questo momento lui si sente orgoglioso di rappresentare una maglia del genere, ma pensa sempre a quelle che sono state le sue origini. Per questo il tema ricorrente per Roberto Inglese resta sempre quello dell'umiltà. In quel campionato lui si mette a disposizione della squadra, segna anche due doppiette importanti, una contro il Foligno e un'altra contro l'Avellino. La stagione successiva invece è quella, diciamo, della consacrazione, perché lui inizia a carburare con il Lumezzane, si prende i gradi da titolare e poco a poco trascina la squadra. Alla fine saranno 13 le marcature stagionali per Roberto Inglese, dove spetta, diciamo, la tripletta al Tritium in campionato. Nel 2013-2014 tutte queste grandi prestazioni gli valgono la richiamata del Chievo Verona, che continua a puntare forte su di lui. Torna a Verona, ma anche qui, ancora come successo in precedenza, il giramondo inglese riprepara subito le valigie per approdare al Carpi, dove arriva in prestito biennale. Chi c'è a Carpi ad accoglierlo? C'è Giuntoli, l'attuale DS del Napoli, che quindi sin dai primi anni di Roberto Inglese segue l'attaccante, capisce che l'attaccante può avere delle caratteristiche importanti, può diventare un grande giocatore anche in Serie B. Per questo il primo anno lui trova Castori sulla panchina del Carpi, ma non riesce nel primo anno in cadetteria ad avere quell'impatto che aveva avuto negli anni precedenti con il Lumezzane. Non trova continuità, come abbiamo detto, mentre nel secondo anno di Carpi, con Castori alla guida, riesce ad essere tra i protagonisti della storica cavalcata del Carpi fino alla Serie A. In questo momento lui sigla 6 gol, importantissime soprattutto per la corsa del Carpi, quelle che sono le doppiette consecutive con Cittadella e Brescia. Queste prestazioni, queste doppiette, questa promozione gli valgono finalmente la chiamata al Chievo Verona. Dopo quindi tanti anni di gavetta, Roberto Inglese approda al Chievo, inizialmente per fare panchina, ma si mette subito in mostra agli ordini di Rolando Maran, che lo chiama, lo schiera a partita in corso contro la Sampdoria, e lì c'è il primo gol di Roberto Inglese in Serie A. Si presenta così quindi al grande palcoscenico del calcio italiano Roberto Inglese, siglando quel gol che vale l'1-1 al suo Chievo Verona contro la Sampdoria, e da lì inizia appunto l'escalation di Roberto Inglese, un Roberto Inglese sempre motivato, sempre basso profilo, sempre molto umile. Questa è la particolarità che hanno sempre detto gli allenatori che lo hanno allenato. È un ragazzo con la testa sulle spalle, un ragazzo che fa del lavoro quotidiano il suo mantra, ed è un ragazzo che soprattutto vive per, non solo vive per il gol, ma vive per la squadra, vive nell'aiutare la squadra, nel cercare anche di mandare i compagni in gol. Proprio per questo svetteranno poi i 9 assist in Serie A di Roberto Inglese nel triennio al Chievo Verona. Dopo questo esordio, diciamo, da favola di Roberto Inglese contro la Sampdoria, dove appunto sigla il gol del definitivo 1-1, lui chiude la stagione con 3 gol nel Chievo. Maran continua a dargli man mano un poco di spazio, alternandolo con Meggiorini e con la bandiera del Chievo, ovvero Sergio Pellissier, ma l'attacco l'anno successivo è quello dell'esplosione praticamente di Roberto Inglese con la maglia del Chievo, perché lui segna 12 gol in 37 presenze, spiccano soprattutto le triplette contro il Sassuolo e contro la Roma. Questo gli vale i gradi di titolare nel Chievo, si conferma Roberto Inglese anche nel 2017-2018, attirando l'attenzione di tante squadre in Serie A. Come abbiamo detto, poi sarà il Napoli ad acquistarlo nella estate scorsa, pagando 10 milioni più 2 di bonus, lasciandolo però un anno al Chievo, che
serve ad Inglese per affermarsi ancora di più. Arriva addirittura la prima chiamata in nazionale per il Bomber Clivense. Alla fine della stagione Inglese raggiunge ancora una volta la doppia cifra in Serie A, siglando 12 gol tra campionato e in Coppa, soprattutto con la doppietta siglata nel derby contro l'Hellas Verona. In Serie A lui in questo triennio con il Chievo vanta 94 presenze e 25 gol, come abbiamo detto, con 9 assist in precedenza. Chi è Roberto Inglese? Roberto Inglese è un giocatore atipico, è un attaccante che, come abbiamo detto, non vive essenzialmente per il gol, ma vive per aiutare la squadra, vive per far girare la squadra, è un gran lavoratore, è un uomo che si butta su tutti i palloni, come possiamo vedere per esempio in questi primi giorni di Di Maro. È proprio per questo che già è piaciuto ai tifosi del Napoli, perché Inglese svetta su tutti, il neo attaccante sui calci piazzati la prende sempre. Questi quindi sono state l'approccio di Roberto Inglese con la maglia del Napoli in quel del ritiro di Di Maro, come ci stanno raccontando i nostri colleghi in Trentino. È un giocatore che non si risparmia mai, Roberto Inglese, è un giocatore che vive per aiutare la squadra, vive per dare una mano ai propri compagni, poco importa se il gol non arriva, l'importante è crederci sempre, tuffarsi su ogni pallone. Come abbiamo visto, lui potrebbe diventare un'arma importante anche a partita in corso per il Napoli, nel caso in cui le partite non dovessero sbloccarsi. Il Napoli negli anni scorsi, soprattutto con l'assenza di Milik, ha sofferto molto dal punto di vista delle palle aeree, e Inglese potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa proprio in quest'ottica. Ma Roberto Inglese non è solo, come abbiamo detto, un giocatore che ci mette tanto cuore, perché ci sono tantissime curiosità, tantissimi particolari da svelare sul neo attaccante napoletano. Come abbiamo raccolto, tra i suoi giocatori preferiti c'è Giampaolo Pazzini. Qui possiamo vedere le 10 cose, le 10 curiosità più importanti su Roberto Inglese. La sua squadra del cuore, per esempio, è il Pescara, è la società in cui è cresciuta, ma non è l'unica a cui tiene. Ad esempio, in passato Roberto Inglese si è dichiarato tifoso del Milan, nonostante sia nato a Lucera, però la città a cui Inglese è più affezionato è Vasto, dove ha mosso i primi passi da calciatore, come possiamo vedere qui sul nostro touch. Quando ha tempo libero, infatti, lo stesso giocatore passa di lì con i suoi amici del cuore. Una cosa particolare che è rimasta, per esempio, negli occhi di Roberto Inglese, a parte l'umiltà, lui ha sempre detto che una volta finita la carriera da calciatore vorrebbe aprire un lido balneare con i suoi amici e con la sua fidanzata. Questo fa capire quanto Inglese sia umile e quanto si sia calato nella realtà calcistica, mantenendo quelli che sono stati i valori che lo hanno accompagnato dalla gavetta, dai primi anni al Vasto, fino al calcio Napoli. Ci fermiamo un momento per un piccolo ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV.
Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ben ritrovati amici telespettatori, ancora qui su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro profilo YouTube e sul nostro sito calcionapoli24.it. Torniamo a quella che è l'attualità di questa nuova rubrica che parte oggi a Calcio Napoli 24, ovvero le origini di. Oggi stiamo parlando di Roberto Inglese, il nuovo attaccante del Napoli, prelevato dagli azzurri la scorsa estate dal Chievo Verona per 10 milioni più 2 di bonus e che già dai primi giorni di ritiro a Di Maro si sta mettendo in mostra, conquistando le simpatie dei tifosi azzurri. Ci eravamo fermati parlando delle curiosità appunto legate a Roberto Inglese, non solo calciatore ma anche un uomo tranquillo che vive per Vasto, lui ama la sua Vasto, dove, come detto in precedenza, vorrà aprire un lido balneare insieme agli amici una volta finita la sua carriera calcistica. Andando di nuovo a scorrere quelle che sono le curiosità legate a Roberto Inglese, possiamo vedere che Inglese, come visto nella prima uscita stagionale del Napoli di Ancelotti, indosserà ancora una volta il numero 45. Questo cosa vuol dire? Roberto Inglese ha scelto il 45 non in onore di Balotelli, ma perché? Perché all'epoca, quando approdò nel Carpi, non era libero il numero 9. Vedete, semplicemente il 9 era occupato. Da qui le due cifre che formano il numero della prima punta, ovvero 4 più 5 uguale 9, quindi un modo per aggirare quella che era la mancanza della disponibilità della maglia numero 9, e da lì si è affezionato alla maglia numero 45, numero con il quale ha esordito in Serie A con il Chievo, ha segnato i suoi gol nella massima serie, e numero che ha scelto di mantenere anche qui a Napoli, visto che il 9 andrà con tutta probabilità, in attesa dell'ufficialità del Calcio Napoli, andrà sulle spalle di Simone Verdi. Roberto Inglese, continuando a leggere le curiosità che abbiamo raccolto, per esempio qui, parlando sempre di napoletani, dopo diversi stage con la nazionale, al momento della convocazione ufficiale per il match contro San Marino, ovvero della prima convocazione di Roberto Inglese con la maglia della selezione italiana, è rimasto più che sorpreso, ammise di aver pensato addirittura ad uno scherzo. Questo fa capire quanto Roberto Inglese sia una persona dagli umili natali, perché ha sempre messo il cuore, il carisma, la voglia di emergere sul campo, pur non essendo un bomber, diciamo, di primo pelo, perché non fa delle marcature il suo pane quotidiano. Il Napoli lo ha pagato 10 milioni e questa forse è la curiosità più importante, diciamo, visto il passato di Roberto Inglese. Il Napoli lo ha pagato 10 milioni di euro più bonus, ma ad inizio carriera addirittura Roberto Inglese venne venduto in cambio di palloni, borse e altri kit sportivi in occasione del trasferimento al Pescara dal Chievo Verona. Questa è una piccola chicca che ci è stata appunto raccontata dalle persone che sono vicine a Roberto Inglese. Andando ad analizzare invece quelle che sono le caratteristiche del neo attaccante azzurro, possiamo vedere attraverso le statistiche di SofaScore che l'arma principale ovviamente di Roberto Inglese resta quella offensiva, ovvero l'attacco. Qui viene valutato con un ipotetico 78, mentre viene un pochino a mancare quella che è la tecnica, quindi da Roberto Inglese non ci aspettiamo
quei lampi da fuori classe, palla al piede, tiro a giro, ma soprattutto alla cosiddetta garra in attacco, forse quella che in alcune circostanze è mancata al Napoli di Sarri, ovvero lottare sui palloni sporchi, non giocare solamente di fino, ma riuscire anche a strappare, come abbiamo visto anche nell'amichevole contro il Gozzano, nella quale appunto Roberto Inglese non si è risparmiato per un momento andando a lottare su ogni pallone, ha sfiorato anche un bellissimo gol da fuori area, salvo poi la parata dell'estremo difensore del Gozzano che gli ha negato quella che è la prima gioia con la maglia del Napoli. In questo momento la valutazione di Roberto Inglese, secondo Transfer Market, è di circa 10 milioni, quindi sostanzialmente il prezzo pagato dal Napoli una stagione fa per acquistare il giocatore dal Chievo. Il Napoli ha pagato qualcosina in più per Roberto Inglese, ovvero sono 10 milioni più 2 di bonus, quelli versate dal club di De Laurentiis nelle casse della società clivense per avere Roberto Inglese. È cambiato il panorama e soprattutto la considerazione su Roberto Inglese. Ripetiamo, inizialmente, soprattutto l'estate scorsa, quando è stato acquistato dal Napoli, era valutato da molti come un bomber di scorta che difficilmente avrebbe vestito la maglia dei partenopei. Invece un'ulteriore stagione da protagonista con il Chievo, dove ripetiamo è andato anche oltre la doppia cifra di gol, gli sono valse questa chiamata, forse l'occasione della vita per Roberto Inglese, che adesso cercherà in tutti i modi di conquistarsi un posto. Ha già ricevuto e incassato quella che è la fiducia di Carlo Ancelotti. Vedremo se Roberto Inglese, con il suo temperamento mite, con la sua calma ma con la sua voglia di lavorare e mettersi al servizio della squadra, riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante in maglia azzurra. Il tempo a nostra disposizione oggi è già terminato, ci rivediamo domani sempre dalle 16 alle 16:30 con le origini di. Ogni giorno affronteremo una tematica diversa e analizzeremo le curiosità dei calciatori azzurri ripercorrendo la loro carriera fino all'approdo a Napoli. Chi vi parla è Riccardo Catapano, un ringraziamento a Davide Sol in regia. Io vi rimando alle 16:30 con Buon Pomeriggio di Maro, dove ci sarà il nostro Claudio Russo che ci sottolineerà quelle che sono le ultime da casa Napoli nel ritiro di Di Maro. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al